Grazie. Chiedo a Maurizio Gubbiotti di Legambiente di venire qua al tavolo, e in effetti sì, confermo, la bolletta elettrica della Francia è più bassa, ma perché i costi del nucleare sono pagati dal contribuente generale sulla fiscalità generale. Questo è il grande trucco dei francesi, diciamo, da questo punto di vista. E, mentre Maurizio, hai un paio di domande? Sì, però non faccio meno, visto che vuole accedere. Ok. Allora, come dire, un passaggio prima di passare la parola a Maurizio. La questione della sicurezza nucleare non è soltanto legata alle centrali. Noi abbiamo avuto soltanto un esempio su tutti. È stato il ministro Bersani che, ai tempi di Prodi, permise lo spostamento del materiale e del combustibile esausto nelle vasche di Saluggia, nell'Astigiano, verso la Francia per poter essere processato. Quelle vasche erano state costruite ai tempi della rivoluzione nucleare italiana, proprio nell'area di esondazione della Dora Baltea. Addirittura i romani sapevano che non si doveva costruire nulla lì. Lì costruirono le vasche dove erano contenuti i combustibili fissi, i combustibili esausti. Questo perché doveva essere molto vicino alla zona, all'acqua, no? Perché poi di questo c'era bisogno. Vi ricordo che quella è una zona di esondazione A, cioè dove c'è più facilmente la possibilità che ci sia un'esondazione della Dora Baltea. L'esondazione non ci fu, ma ci furono delle crepe all'interno delle piscine col combustibile esausto. Il combustibile uscì e arrivò persino a lambire l'acquedotto dell'Astigiano, mettendo coi capelli dritti tutte le amministrazioni locali, compresa la provincia di Asti. Questo per dire che in realtà le tragedie nucleari non passano soltanto attraverso una tragedia così grande come Iuccari ci ha descritto, ma anche attraverso l'incapacità di gestire una tecnologia che non è gestibile, persino in una situazione come l'Italia, dove l'energia nucleare era già stata bloccata e noi abbiamo a che fare con i rimasugli dell'energia nucleare. Quindi io passo la parola a Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale di Legambiente, che ci potrà dare un quadro anche su tutto quello che Legambiente ha fatto e sta facendo rispetto alla questione nucleare, oltre alla questione del prossimo futuro del post Fukushima. Sì, grazie. Appunto, diciamo, per snellire anche un po', ho tolto il PowerPoint, ma anche perché sostanzialmente le cose dette io credo siano state abbiamo dato un quadro abbastanza completo, a partire dalle obiezioni che c'erano durante il periodo referendario, e quindi a partire dalla discussione che si è fatta durante il periodo referendario, per poi arrivare però alla situazione attuale. Adesso Alberto diceva, e credo oltretutto che sia stata anche una iniziativa molto importante da questo punto di vista, per esempio avere un quadro così vero e diretto della realtà di Fukushima, credo che sia una delle cose, diciamo, che in questo periodo possono essere particolarmente importanti. Alberto diceva poco fa, ricordava il caso di Saluggia, e tutto diventa poi così normale che oggi a Saluggia chi lavora alla Sorin di Saluggia, nei locali, in quei locali, quando c'è troppa acqua, quando piove troppo, si allaga un po', i valori diventano troppo alti e non possono stare al lavoro. E loro stanno a casa, cioè gli impiegati normalmente stanno a casa. Quando tu parli con le persone, perché in questo caso, diciamo, io ho la famiglia della sorella di mia madre che vive lì, la famiglia era tutta lì dentro, e quando parli con loro, per loro è normale il fatto che quando si allaga i valori sono troppo alti, quindi loro se li tengono a casa, diciamo così. Per cui c'è una situazione italiana, ad esempio, in questo caso, diciamo così, normale, a due passi, dove poi tutto diventa normale. Così come quando sentivo fare il racconto della realtà di Fukushima, il percorso diciamo, e combacia completamente con la situazione di Chernobyl. Cioè, non solo noi, quando ci fu quest'ultimo episodio, noi in questo caso tutti quelli che avevano visto Chernobyl, diciamo un po'
pochino più da vicino e avevano seguito quegli avvenimenti in maniera un pochino più continua, appena hanno visto le immagini di Fukushima hanno capito che era la stessa cosa, cioè, vuol dire che sarebbe andato così, quando hanno visto la sabbia, cioè il tentativo di mettere la sabbia, le cose, hanno capito che il danno era fatto, il danno era vero, che non ci sarebbe più stato nulla da fare, che dovevi solo aspettare per capire le dimensioni di quell'enorme disastro, che non c'era più nulla, e che è stata la stessa cosa che poi è successa a Chernobyl. A Chernobyl, anche a Fukushima, li chiamiamo i liquidatori, no? Li chiamano i liquidatori coloro che stanno continuando ad essere lì. A Chernobyl i liquidatori non esistono più perché sono morti tutti i poverini, e semplicemente con il meccanismo, oltretutto, le persone che sono state mandate lì a spalare le ceneri immediatamente dopo il disastro, erano tutti giovani ai quali veniva tolto per 2 minuti di esposizione veniva tolto l'obbligo militare, quindi gli veniva detto non è più l'obbligo di fare il militare, però spali per 2 minuti perché quello era il tempo che li tenevano a spalare a mani nude così con le ceneri del disastro. E oggi se tu torni a Chernobyl e vai di fronte al reattore dove c'è il sarcofago fatto sopra il reattore, trovi le crepe sul reattore e gli operai che a mani nude mettono la calce sulle crepe del sarcofago che sta sopra il reattore. E quando poi fai le misurazioni, io manco da qualche anno, diciamo così, da 2 o 3 anni da Chernobyl, perché quest'anno non siamo riusciti ad andare, volevamo essere lì anche per il 25 anni, non ce l'abbiamo fatta, cioè siamo andati 2 anni fa, mi pare l'ultima volta, in maniera un pochino più organizzata con gli strumenti, eccetera. E se tu vai in questo museo, diciamo, di Chernobyl, dove ci sono appunto sui muri tutte le foto di tutti i liquidatori che sono morti, ci sono anche le foto dello strumento che viene fotografato mentre dà il valore, diciamo così, della contaminazione, è lo stesso valore che tu riscontri oggi, cioè tu oggi vai con l'apparecchio in quei territori e trovi lo stesso grado di contaminazione che c'era allora. E purtroppo, questo lo dicevamo anche prima con lui, come dire, tutta questa inconsapevolezza, cioè tutta questa cappa, diciamo così, sull'informazione, sul coinvolgimento delle persone che prima veniva raccontata sul Giappone, diciamo così, in quel territorio del Giappone, in Bielorussia, in Ucraina, in quei territori lì, come dire, è ancora più devastante, diciamo. Nessuno sapeva che cosa stava andando a fare dei liquidatori quando erano stati messi a fare quel lavoro, ma ancora oggi i governi che sono lì per dare delle risposte alle popolazioni che sono sempre più affamate ripropongono il ritorno alle campagne, cioè nel senso viene detto dopo tanti anni, diciamo così, almeno di abbandono di parecchi territori in molte di quelle campagne, oggi i governanti gli dicono che invece oggi la contaminazione è più bassa, si sono fatti dei passi in avanti, si può tornare anche ad abitare e a coltivare quelle campagne. E quando tu fai le assemblee partecipatissime con loro e diciamo così cerchi di spiegare anche che almeno i prodotti del sottobosco, no? Cioè popolazioni, paesi interi che vivono e si nutrono di alimenti, bevono, completamente contaminati, e quando tu appunto prova a dire almeno i prodotti del sottobosco no, eccetera, loro ti dicono prima cosa noi mangiamo tutto perché vorrei vedere, come dire, non abbiamo altre possibilità. Seconda cosa, non vi preoccupate perché tanto quello che non mangiamo noi esportiamo da voi,
Cioè, quindi, dire, ma non è una cosa dura, diciamo, non è una battuta, è proprio così. Per cui, come dire, la situazione che c'è stata oggi così esplicita, cioè esplicitata così bene oggi, e raccontata anche dal punto di vista della partecipazione poi delle popolazioni, eccetera, è una di quelle cose sicuramente fortissime e ancora più devastanti che tu trovi a Chernobyl, che tu trovi in quei paesi. L'altra, diciamo, l'altra aggravante che lì trovi è il fatto che fin da subito il ricatto economico, di aiuto economico, eccetera, lì per esempio ripassa attraverso la costruzione di nuove centrali nucleari, o comunque, diciamo, la proposta di costruzione di nuove centrali nucleari. Quando noi facemmo appunto quell'ultimo viaggio e facevamo una serie di incontri da posizioni del tutto antinucleari, quindi diciamo portando carte, portando cose eccetera, le istituzioni che ci accoglievano, che ci hanno accolto, con cui abbiamo discusso, erano istituzioni che programmavano la costruzione di altre 8 centrali nucleari finalizzate ad avere i soldi per rifare il guscio al reattore, che oggi stanno rifacendo, no? Perché appunto dopo quelle crepe che dicevo, cioè, diciamo, il sarcofago non tiene più, hanno discusso per tanti anni il tipo di intervento da fare, oggi deciso qual è il nuovo sarcofago, stanno costruendo il nuovo sarcofago. E il ricatto economico di nuovo ripassa attraverso la costruzione, per cui, come dire, tu rimanevi scioccato quando vedevi i numeri del nucleare del Giappone e pensavi a Hiroshima, no? Ma è così, cioè, dire, c'è davvero un problema fortissimo di ricatto economico, di cappa rispetto alla comunicazione, eccetera. È così che funziona in quel territorio ancora così contaminato e così devastato. Le istituzioni propongono la costruzione per mettere in sicurezza un disastro come quello, propongono la costruzione di altre e di nuove centrali nucleari. Allora, fermandomi su questo, risottolineo solo alcune delle cose che invece loro però hanno già posto, che riguardano molto la discussione che abbiamo fatto durante la campagna referendaria, una campagna referendaria che sicuramente ha portato un successo straordinario, che è quello di aver detto no definitivamente al nucleare nel nostro paese, ma non ha risolto nessuno di quei problemi che loro ricordavano così bene, perché non c'è solo la globalizzazione del nucleare, della presenza nucleare nel mondo, ma c'è particolarmente il legame tra il nucleare militare e il nucleare civile. E pensiamo anche qui, forse ci fa bene riflettere sul fatto che quello che oggi lui ci spiegava in maniera così perfetta, no? E dalla quale spiegazione poi discendeva il no anche, diciamo così, al nucleare civile, non è significativo anche lì che il nucleare lì non è civile, ma è pacifico. Ma se voi vi ricordate in campagna elettorale, in campagna referendaria, solo proprio alla fine tu riuscivi a mettere nei pericoli in più del nucleare civile il fatto che ci fosse una correlazione con il nucleare militare. Cioè si è riusciti per mesi nella discussione a togliere completamente la presenza del nucleare militare su quella discussione, perché proprio alla fine, quando c'erano quelli cosciuti come noi nelle discussioni, nelle obiezioni che facevi, riuscivi a far passare che poi c'era anche il rischio della stretta correlazione con il nucleare militare. Dicevo, ripercorrendo alcune delle cose che loro dicevano, non solo, cioè che dal punto di vista del futuro il nucleare non,
non lo rappresenti più il futuro da tantissimo, è come lui diceva, ed è ancora prima, è ancora, diciamo, e non è neanche legato agli incidenti che ci sono stati, cioè nel senso che tu dall'80 in poi praticamente hai avuto un calo reale fino ad arrivare al 90, momento in cui i reattori che aprivi erano di meno di quelli che chiudevi, quindi di quelli che andavano verso la fine, per cui, come dire, che questo non rappresenti, non abbia più rappresentato un futuro, diciamo, è così e lo è anche da tanto tempo. Così come io credo che l'altra questione che noi in quel periodo abbiamo ricordato è la questione legata a che sempre se rimaniamo nel nucleare, diciamo, civile, è che cosa rappresenta il nucleare anche dal punto di vista della produzione di energia. Cioè, il nucleare non solo rappresenta contribuisce esclusivamente alla produzione di energia elettrica, e cioè a quella quota di energia che è il 17% dell'energia totale. Quindi il nucleare serve solo a quello che è sostanzialmente il 17% di tutta l'energia necessaria, che è quella elettrica, e che è per esempio il motivo per cui in Francia, che tante volte è stata ricordata oggi con le sue 58 centrali nucleari, la dipendenza dal petrolio è del 47%, cioè perché le loro 58 centrali nucleari, producendogli sostanzialmente il 77% di quello che è l'energia elettrica, per loro poi si traduce in circa il 15% dell'energia totale. Per cui, come dire, il petrolio c'ha quasi la metà della produzione. Allora, anche questa cosa io credo che oggi, soprattutto se parliamo di futuro, serve ancora di più, perché è chiaro che noi come paese probabilmente abbiamo ottenuto il no alla scelta nucleare, ma è anche bene, se vogliamo parlare di futuro, che si capisca i numeri dei quali noi stiamo parlando, anche perché un'altra delle questioni, non ritorno sui costi, su tutte le cose già dette, ma un'altra delle questioni vere rispetto al nucleare è anche quello, è anche quella che non basta il no al nucleare, ma serve anche, dire, la riscrittura davvero del modello energetico, la rimessa in discussione davvero del modello energetico che ci governa, perché, vuol dire, il posto del nucleare dal punto di vista dei pericoli può benissimo essere preso oggi dal carbone. Cioè, noi oggi abbiamo probabilmente come paese molto più rischio, un rischio molto più forte legato alla presenza del carbone nella produzione di energia, che rispetto al nucleare, che comunque rimane anche da noi un rischio per quello che c'è già abbastanza evidente. E allora questa cosa tu la combatti solo parlando di futuro, se rimettiamo in discussione l'attuale modello energetico, se prendiamo davvero la scelta, se facciamo davvero la scelta del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, della produzione da fonti rinnovabili e pulite, che vuol dire però rimettere in discussione anche i consumi. Per cui, per dire, io credo che il futuro noi lo possiamo e lo dovremmo oggi disegnare in questo modo. Ritorno a questo punto un attimo alla questione di Chernobyl, perché noi in questi giorni abbiamo anche invece riportato da noi, verificato il lavoro fatto dal laboratorio mobile che noi abbiamo come ambiente in questo caso in quei paesi, in attività che abbiamo avuto in questi anni, con il quale abbiamo visitato tante persone, tanti bambini, e ricordando anche qui alcune cose che io prima mi stavo riguardando e che fanno effetto, un loro effetto lo fanno. Il Chernobyl ha avuto, e tutto quel territorio ha avuto nell'ospitalità, una grossa azione di solidarietà, cioè molti bambini
sono venuti nel nostro paese per alcuni periodi di tempo per decontaminarsi un po', diciamo, se usiamo questa parola, soprattutto nei periodi estivi, eccetera. E hanno partecipato a questo non solo un'associazione come la nostra, che ha fatto ospitare dai bambini di Cernobbio, come le gambette, ma soprattutto tantissime realtà di tutti i tipi, dalle parrocchie, diciamo così, all'associazione, al mondo dell'associazionismo, eccetera. Ebbene, il nostro paese è in assoluto, cioè l'Italia è in assoluto il primo paese per numeri rispetto all'ospitalità, cioè almeno il 50% di tutti i bambini che hanno avuto ospitalità in paesi diversi da dove vivono sono venuti in Italia. Se poi però invece andiamo a vedere, perché lo guardavo prima, se poi invece andiamo a vedere quanto l'Italia ha partecipato dal punto di vista della cooperazione internazionale, cioè dei fondi inviati in quei paesi, è all'ultimo posto. Cioè l'Italia è all'ultimo posto per i fondi che ha stanziato per la propria partecipazione, e poi è al primo posto invece, ma in assoluto, diciamo, con il 50% dal punto di vista dell'ospitalità. Questo credo che segni anche un'altra cosa che qui sembra che c'entri poco, no? Ma che insomma segnala una distanza vera da parte, ancora una volta, da parte, cioè tra la politica e chi amministra e le famiglie, le persone, quello che spesso definiamo società civile, no? Perché noi siamo un paese che investe sempre meno nella cooperazione internazionale, che in questi ultimi anni è arrivato allo zero sostanzialmente, poi però quando partecipa in prima persona con le persone, il gesto di solidarietà è sicuramente molto forte. Siamo un paese che considera la cooperazione internazionale come la Cenerentola delle politiche internazionali, cioè la nostra politica sostanzialmente considera la difesa, i mercati, la diplomazia, i livelli alti di politica internazionale. Poi delega sempre, è sempre delegato, e questo purtroppo anche con non tantissime differenze tra centrodestra e centrosinistra, sicuramente con delle differenze in negativo rispetto a quest'ultimo governo che abbiamo avuto, insomma, il governo di centrodestra, ma diciamo con dei punti non di eccellenza vera nel cambio dell'impostazione anche da parte dei governi di centrosinistra. Per cui dicevo, non stavo guardando il rapporto che abbiamo avuto in questi giorni e rispetto quindi al quadro, diciamo, alla situazione della Bielorussia, oggi è un quadro, come dicevo prima, non solo piuttosto grave dal punto di vista del disastro che c'è stato, ma anche un paese che sta continuando a soffrire dal punto di vista economico. Io stavo guardando i dati. Quest'anno l'inflazione calore in quel territorio ha superato il 200%. Anche qui una situazione economica grave, con una situazione anche di libertà civili molto forte. Quello è un paese che ha ancora la pena di morte, che ha fatto solo l'anno scorso 700 arresti solo legati a libertà civili, cioè a espressioni del dissenso. L'accordo tra Bielorussia e Russia, sempre dal punto di vista economico, come qualcuno prima ricordava, prevede la costruzione di un'altra centrale nucleare, e arrivando poi, diciamo, ai numeri che riguardano i paesi ancora contaminati, sono dati molto molto forti. Noi abbiamo sostanzialmente nel 2011 paesi
e villaggi censiti in un numero come contaminati per un numero di 2.400 nei quali 2.370 sono ancora abitati da 1.140.000 abitanti, tra cui 220.000 bambini che hanno un'età che va da 0 a 17 anni. Questa cosa è impressionante perché, come dire, immediatamente ci riporta a quello che sarà il futuro. Prima mi ha ricordato i numeri purtroppo drammatici delle patologie, delle mortalità legate a quel disastro, dovremo ancora vederle. Avere 1.140.000 abitanti, tra cui 220.000 bambini che sono in paesi ancora oggi con quel grado di contaminazione, vuol dire averli per il futuro già segnati. Non mi allungo con altri, non mi dilungo troppo con altri numeri di questo tipo, perché insomma, questi numeri ci danno un po' la situazione che ancora oggi li abbiamo. Io parlo spesso con medici che partecipano alle commissioni di invalidità da noi. Il mondo medico sa benissimo che l'insorgenza di patologie, cioè l'esplosione di insorgenza di patologie a carico della tiroide nel nostro paese è strettamente legato a Chernobyl, a quello che è avvenuto a Chernobyl. Il mondo medico non lo dice ancora, diciamo, non è una cosa che sta scritta, ma quando tu parli con i medici che fanno parte delle commissioni di invalidità e che esaminano ogni settimana centinaia e centinaia di pratiche in tutte le ASL del nostro paese, lo sanno e lo dicono, diciamo così, tranquillamente. C'è un'insorgenza rispetto del tutto anomala e inaspettata rispetto all'età, rispetto alle esposizioni, diciamo, più conosciute, eccetera, che può essere legata esclusivamente solamente a quello. Se noi pensiamo e uniamo questo ai numeri che prima ricordavo di persone ancora esposte lì, in quei territori, capiamo di che cosa stiamo parlando. Tra il 2007 e il 2011 i pazienti complessivamente esaminati dal nostro laboratorio sono stati 28.000, di questi 28.000, se noi facciamo la somma delle patologie riscontrate sempre legate a quelle porzioni di organismo, rappresentano più della metà. Quindi diciamo che la situazione oggi è ancora una situazione di questo tipo, con una situazione di futuro sicuramente molto, molto drammatica. Rimanendo, diciamo, alla situazione di Chernobyl, di quei territori, noi abbiamo poi come Lega Ambiente da un paio d'anni sospeso, interrotto, diciamo così, la campagna che avevamo di ospitalità nel nostro paese, perché abbiamo ritenuto che questa dovesse essere a tempo, come avevamo detto, cioè che la cooperazione internazionale, ma anche le azioni di solidarietà vanno fatte sui territori interessati quando ce ne sono le condizioni, e oggi ci sono dei territori nei quali tu puoi fare ospitalità lì, e anche perché troppo spesso questi grandi numeri di ospitalità nel nostro paese rappresentano e hanno rappresentato per quei governi l'alibi per non fare nulla e per continuare su quella strada. Stiamo parlando oltretutto di territori che invece, utilizzandoli in maniera del tutto criminale, hanno avuto in questi anni dei grossi finanziamenti da parte dell'Unione Europea. È evidente che oggi però l'Unione Europea non può non riprendersi, cioè non può non assumersi delle responsabilità nei confronti di
comunità e paesi che vivono e che sono ancora oggi lasciati in queste situazioni. Io non credo di, hai visto anche il tempo, di aggiungere altro, però ritengo che davvero iniziative come queste ci possano servire per costruire in avanti e costruire il futuro. E sicuramente la vicenda di Fukushima richiede un'azione nostra, di tutti, ma anche un lavoro sempre più di rete, capace di costruire alleanze sempre più utili da questo punto di vista. La differenza, come dire, le prime cose che la nostra amica diceva iniziando il proprio intervento, cioè oggi dobbiamo superare le divisioni tra le questioni sociali e le questioni ambientali, perché poi sono la stessa cosa. Io credo che rappresenti anche una sfida proprio per l'ambientalismo nel nostro paese. Io non credo che oggi si possa fare ambientalismo se non tenendo unite le questioni sociali con le questioni ambientali, e questo vuol dire quindi costruire insieme davvero un nuovo paradigma, rimettere in discussione gli attuali modelli di sviluppo, di energetico, che fino ad oggi ci hanno governato. Grazie. Grazie Maurizio. Diciamo, nel ringraziarvi per essere stati qua, nel concludere solo due cose molto veloci. La prima, Maurizio l'ha accennato, noi non siamo usciti chiaramente a livello globale dall'era nucleare, però fortunatamente in Italia abbiamo messo uno stop. C'è un'altra sfida in questo momento che la società civile sta affrontando, che è quella del carbone. C'è una campagna che si chiama Fermiamo il carbone. Io credo che sia una battaglia di civiltà, perché il carbone è uno dei principali, uno dei più inquinanti, diciamo, combustibili fossili rispetto soprattutto all'emissione di anidride carbonica, e se noi pensiamo a quello che sta succedendo dal punto di vista del cambiamento climatico, probabilmente non soltanto dovremmo invertire la rotta sul raddoppio delle centrali a carbone che oggi esistono, a Vado Ligure, a qualche centinaio di chilometri da qua, in provincia di Savona, si sta raddoppiando da 1,5 a 3 gigawatt la centrale a carbone che è praticamente vicino a Savona, ma dovremmo proprio chiuderle quelle centrali, perché bisognerebbe proprio cambiare il paradigma energetico. La seconda cosa è un appuntamento: dal 20 al 23 di giugno a Rio de Janeiro, in Brasile, ci sarà Rio più 20, cioè il 20° anniversario dell'Earth Summit del 1992. Diverse realtà della società civile italiana stanno seguendo i negoziati, ci saranno Legambiente, noi, WWF e altri. Quella è un'occasione per fare informazione anche non soltanto sulla questione nucleare, prospettive energetiche, ma anche sul modello di sviluppo. A Rio verrà rilanciata la Green Economy come uscita dalla crisi. Dentro la Green Economy c'è di tutto. Quindi, come dire, noi dovremo articolare che cos'è la nostra Green Economy, no? Il nostro paradigma energetico qual è il nostro modello di sviluppo, perché un conto è la Green Economy che è radicata sui territori, che parla di fotovoltaico, che parla di energie alternative, che parla di mercati locali, un conto è la Green Economy della Monsanto o della Mitsubishi, sono due cose diverse. Credo che, insomma, concludendo, il 20 e 23 di giugno è un altro appuntamento importante su cui fare informazione e controinformazione, e forse se da oggi partiamo, diciamo, da questo appuntamento con Fukushima, partiamo con un percorso comune che possa mettere insieme più realtà in direzione di Rio più 20, potrebbe essere un'occasione per fare altre attività e forse anche iniziative riguardanti il movimento. Io niente, volevo ringraziare, anche se siamo rimasti in pochi, i presenti, e ringraziare anche l'amministrazione qui del Polo Fibonacci che ci ha concesso quest'aula per realizzare l'iniziativa questa sera. Mi sembra che possa essere considerata anche un esempio di collaborazione dell'università con la società civile, che diciamo università che mette a disposizione le aule quando non sono utilizzate per lezioni, per le attività istituzionali, per poter fare delle iniziative di vera e propria formazione aperte a tutti, come quella di questa sera. Io credo che, anche se siamo rimasti in pochi, un ringraziamento sia dovuto rispetto a chi gestisce questo polo, ai colleghi che ci hanno dato anche un po' di attrezzatura, una mano per fare questa iniziativa questa sera.